Qui Nonnesterina, buongiorno. Qui oggi facciamo un ciambellone bianco e nero. Quindi vanno messe 6 uova, mezzo chilo di farina, 3,50 di zucchero, 300 di acqua, 150 di olio di semi, 50 grammi di cacao amaro e 30 grammi di zucchero per quando mettiamo il cacao amaro. 2 bustine di lievito e 2 bustine di vanillina. Adesso vediamo il procedimento. Intanto mettiamo le uova nel battitore intere. E iniziamo a lavorarlo. Adesso mettiamo l'olio, e mettiamo dentro un po' più della metà, poi va a piacimento, a chi piace più nero. Adesso aggiungiamo il cacao e lo zucchero. E perché il cacao è un po' amaro, mettiamo un pochino di zucchero e lo facciamo girare per 2-3 minuti. Lo spengo, abbiamo finito. Passati i 3 minuti. E lo metteremo in questo modo. Qui abbiamo messo i 30 grammi di zucchero perché il cacao è quell'amaro per torcerlo un po'. Il forno riscaldato a 180 gradi per 45 minuti. Questo è il ciambellone bianco e nero. Alla prossima, nonna Esterina, buona colazione.